Questa è una battaglia della nuova banca di tributa che va combattuta tutti insieme. Noi della FABI abbiamo cercato di dirlo più di una volta nella stampa locale. Qui tutto il territorio deve lottare per mantenere comunque dei presidi territoriali molto importanti. Arriva durante la registrazione della trasmissione Nero su Bianco, che andrà in onda venerdì 30 ottobre alle 21 su Arezzo TV, l'appello del sindacato FABI attraverso il suo segretario Fabio Faltoni. Il 30 settembre scadono i termini per la vendita delle quattro good bank rinate dalle ceneri di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e Carichieti, poste in risoluzione lo scorso 22 novembre. Dietro l'angolo c'è l'ennesima proroga di Bruxelles. Intanto, nella lunga trattativa, spunta una favorita UbiBanca, gigante del credito popolare. Gli altri fronti restano aperti, la trattativa con BPR per la sola Banca Etruria e gli americani del fondo Apollo per tutte e quattro le banche. Comunque andrà a finire, Arezzo però deve risollevare la testa e difendere il proprio territorio, anche perché per il momento nessuno ha preso il posto della Banca dell'Oro. Penso che in questo momento non ci sia nessuno che sia stato in grado di sostituire quello che è avvenuto in passato. Noi facciamo un settore che ha un budget molto limitato e in dei momenti abbiamo bisogno di tanta materia prima, ma purtroppo non ci possiamo permettere di acquistarla, quindi la banca in questo caso era un attore principale di quello che era lo scenario economico, e era quella che dava la possibilità di evadere gli ordini e di mettere in lavorazione quantitativi importanti. Infatti l'oro, sicuramente l'oro è un settore molto appetibile per chi ci verrà a comprare, perché noi siamo specializzati e perché le aziende che sono ad Arezzo hanno certamente bisogno di prodotti e servizi che in certi casi abbiamo inventato noi. Quindi questa è una battaglia che deve essere combattuta da tutti, io sollecito, mi permetto di farlo anche da questa emittente, l'interesse e un sollevamento da parte di tutti gli enti locali, le istituzioni e le importantissime associazioni di categoria per cominciare a farsi vedere, a far vedere quanto tengono a questa azienda. È mancato questo sostegno? Secondo noi si poteva fare di più, secondo il sottoscritto si poteva fare di più nei mesi che sono passati, però nulla perduto, si può cominciare. A giorni probabilmente sapremo il compratore anche di Nuova Banca Etruria, quindi tutti insieme dovremmo dimostrare a questo nuovo compratore che qui c'è bisogno di presidi territoriali, di filiali, anche di presidi pensanti, perché la ricchezza del territorio deve essere coltivata, deve essere incoraggiata da una banca specializzata, in questo caso come nell'oro.